Grande successo per la serata alle Fonti Awards, tenutasi lo scorso mercoledì 5 dicembre a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana. Ad aprire la serata, che ha visto la partecipazione di illustri ospiti, è stato il CEO Summit dal titolo Innovazione e Leadership, driver di crescita nel sociale e nella moda. La cerimonia di premiazione è stata inaugurata dall'assegnazione del premio alla carriera e impegno sociale a Santo Versace, un riconoscimento per le molte iniziative di solidarietà come Made in Carcere, progetto che permette a donne e minorenni in stato di detenzione di lavorare, ricostruendo consapevolezza e dignità umana. Tra i premiati della cerimonia ci sono stati anche il gruppo Danone, Lido d'Italia, Adecco, Brico Center e tanti altri. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, software gestionali, il premio viene assegnato a InfoService. Per essere un partner affidabile per le imprese da 25 anni, leader innovativo e tecnologico nello sviluppo di soluzioni software per l'organizzazione del lavoro nelle aziende, in particolare per la capacità di offrire servizi integrati gestionali e web con approccio consulenziale. Fatemi bere un goccio d'acqua. Siamo in compagnia di Ezio Mucci, presidente di InfoService. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Ecco, InfoService si è aggiudicata le Fonti Awards 2018 come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership software gestionali. Come commenta questa vittoria? È una vittoria che la commento con grande positività, con grande entusiasmo. Sono veramente felice di essere qui, di ricevere questo premio, proprio perché poi coincide con i nostri 25 anni di attività. Quest'anno abbiamo compiuto 25 anni, il 25esimo anniversario della InfoService, e quindi questo premio va a coronare, insomma, questo percorso di crescita che insomma, abbiamo fatto. Siamo comunque piccoli, ma abbiamo degli obiettivi molto ambiziosi, quindi di sviluppo, di crescita. Voglio condividere questo riconoscimento, questo prestigioso riconoscimento con il mio staff, con mio figlio che lavora con me da 10 anni e con i miei collaboratori che ogni giorno contribuiscono a far evolvere appunto la InfoService, per cui sicuramente questo è un grande motivo di orgoglio che ci spingerà, ci proietterà ancora di più in avanti, in quanto l'eccellenza che voi ci riconoscete è un po' nel nostro DNA, che si compone di tanti elementi tra cui l'innovazione fa parte di noi. Bene, come ha detto lei, appunto avete raggiunto quest'anno il traguardo dei 25 anni di attività e le chiedo su quali progetti vi state concentrando attualmente. Sì, dunque, sono stati 25 anni di crescita continua. Premetto che collaboriamo, siamo partner tecnologici di Zucchetti, che è una delle principali software house italiane. E noi siamo fortemente focalizzati su quella che è la realizzazione di software specifici per soddisfare le esigenze del cliente, per cui personalizziamo fortemente, essendo sorgentisti di queste applicazioni, personalizziamo appunto le soluzioni finalizzate a soddisfare le esigenze di ogni necessità. Seguiamo due settori in maniera particolare, oltre ad aziende appartenenti nelle diverse categorie, nei vari campi, due settori, che il beverage, food and beverage, e il settore del maintenance, manutenzione impianti di sicurezza. Ecco, tra l'altro su quest'ultimo settore siamo considerati e riconosciuti leader dai nostri clienti e anche dall'associazione di categoria. La tecnologia è in continua evoluzione, soprattutto negli ultimi tempi, dove c'è un'accelerazione molto notevole, dove si comprimono sempre di più i tempi e dove noi che operiamo nell'ambito della tecnologia siamo costretti a rincorrere per rendere fruibile a quelli che sono gli operatori, insomma le aziende, rendere fruibile la tecnologia del momento. Viviamo in piena era internet, per cui le aziende effettivamente sono un po' rimaste indietro, se vogliamo, per cui stiamo convertendo le nostre applicazioni, i nostri verticali in ambiente web. Devo dire che Zucchetti è stato molto
lungimirante, è riuscita a realizzare una piattaforma della tecnologia veramente innovativa e noi stiamo portando questa tecnologia ai nostri clienti sia nei settori specifici di cui appunto parlavo, il settore del beverage, seguiamo le aziende di imbottigliamento, anche lì siamo in un'area di nicchia dove abbiamo comunque la leadership, e il settore appunto del maintenance, manutenzione impianti e antincendio. Per cui stiamo lavorando su questi tre progetti: trasformazione da quelli che sono le applicazioni standard, applicazioni ormai conosciute, quindi tecnologie che ormai sono superate, in ambiente web. Questo perché la nuova tecnologia chiaramente offre molti più vantaggi. Si possono utilizzare da qualsiasi dispositivo, da qualsiasi posizione in cui ci si trova, essendo appunto web, per cui si possono semplicemente utilizzare con molta facilità in tecnologia appunto browser, per cui insomma ecco, questo è un grosso vantaggio competitivo che diamo ai nostri clienti, proprio perché questi software, oltre ad essere completi e ricchi di funzionalità, sono anche molto fruibili. Ecco, la nostra attività è proprio quella di comprendere le esigenze delle aziende e di specializzare i software finalizzati appunto a soddisfare le loro esigenze. Quali sono le sfide del settore e gli obiettivi che vi ponete per il prossimo futuro? Dunque, abbiamo obiettivi abbastanza ambiziosi, diciamo che come dicevo all'inizio l'innovazione tecnologica fa parte del nostro DNA, per cui in questi settori che seguiamo in maniera specifica, ma anche per tutte le altre aziende, stiamo sviluppando, oltre che alla conversione delle applicazioni in ambiente web, stiamo cercando di sfruttare quelle che sono le nuove tecnologie, quindi appunto l'IoT, l'internet delle cose, questo per rendere le macchine, se vogliamo, parlanti e per far sì che queste possano dare informazioni ai software e poi di utilizzare l'intelligenza artificiale. Queste nuove tecnologie che comunque oggi già utilizziamo con gli smartphone, con la tecnologia che abbiamo sulle mani, stiamo cercando di portarla sulle aziende. Ecco, questo è un progetto veramente molto importante dove appunto ci dedicheremo con grande attenzione, soprattutto nei prossimi anni, per cui abbiamo, devo dire, un futuro abbastanza ambizioso, io ci credo.